Ciao! Il brano che vediamo adesso è uno dei più famosi brani di Alan Sorrenti, ovvero Figli delle Stelle. Il brano come centro tonale è in Do maggiore, resta tutto nella stessa tonalità dall'inizio alla fine. Per quanto riguarda la struttura del brano, fondamentalmente possiamo dividerlo in tre parti. Abbiamo un intro, abbiamo una strofa e abbiamo un ritornello. Cominciamo quindi a vedere l'intro. Il brano inizia prima con una parte solo di pianoforte e poi con un crescendo arrivano gli altri strumenti e parte questo anche giro di basso dell'intro che fa un po' d'arrangiamento. Io ve lo suono già un pochino più rallentato così riuscite a capire già le note. Dal punto di vista quindi degli accordi partiamo in Fa e quindi noi ci muoviamo sul Fa facendo questo, che è una prima legatura dal Mi al Fa, poi il Do che è la quinta del Fa e di nuovo il Fa più grave che è la tonica, quindi ok? Poi riportiamo la stessa cosa sul Do e quindi facciamo, quindi legatura si Do, Sol che è la quinta del Do e Do di nuovo più grave che la tonica. Poi ripetiamo di nuovo il Fa e poi questa volta il Do solo nota lunga, ancora un'altra volta in Fa, poi di nuovo in Do, poi di nuovo in Fa e poi facciamo questo in Do, che sono praticamente Do come tonica, Sol che è la quinta, Mi in glissata che è la terza. Ora questa glissata possiamo farla partendo dal Sol sulla stessa corda fino al Mi, oppure possiamo farla andando a scivolare su questo Mi. Ok, è la stessa identica nota. Io personalmente preferisco farla sulla stessa corda. Ok, però è anche possibile farlo. L'effetto è comunque simile. Bene, questa è la nostra intro, che di fatto poi viene ripetuta anche all'interno del brano dopo il primo ritornello, prima di tornare di nuovo alla strofa. Ok? Vediamo adesso la strofa. La strofa si muove anche qui sempre sugli stessi due accordi, che sono Fa e Do, come l'intro, ma ovviamente cambia la cadenza. Il giro della strofa è questo. Nel ritornello, di fatto vedete che sono gli stessi due accordi Fa e poi Do su cui ci andiamo a muovere, ok? La cadenza come vedete è tonica e quinta principalmente, però poi come vedete ci mettiamo delle note di raccordo, quindi partiamo in Fa, una ghost note prima del Do, ok? Quindi Fa, ghost, Do, di nuovo Fa, Re, Do, Re, ok? Di nuovo. L'ultima volta per andare in Do Fa e arriviamo in Do, quindi dal Fa, La a vuoto, Si bemolle, Si e Do, ok? Sul Do ripetiamo esattamente quello che abbiamo fatto in Fa, ma traslato, diciamo, di una corda più in alto. Quindi Do, Ghost e Sol, di nuovo Do, La, Sol, La, ok?
questo passaggio che ci riporta al fa e do, ghost e re, di nuovo ghost e legatura da re a mi, io lo faccio da re diesis, ma anche da re uguale, io preferisco di semitono, sol, mi, re, quindi, ok? E siamo pronti a tornare in fa. Quindi, se vediamo il giro completo del fa e del do, suonato sempre un pochino più lentamente, così sentite bene anche le ghost dove vanno, è questo. Questo giro qui viene ripetuto, mi sembra, 4 volte nella strofa, ok? A questo punto entriamo nel ritornello. Il ritornello prende la tipica cadenza di salto di ottave, tipica di quel periodo, un po' dei brani con un richiamo un po' disco, con la cassa in 4, ok? Quindi il classico salto di ottave, ok? Quindi nel nostro caso il ritornello fa questo. Ripetiamo un'altra volta. Ricordiamo, è sempre salto di ottava, quindi io vi do la nota, ma poi ovviamente dovete applicarci l'ottava. Ok, partiamo in fa, sol, la, do, di nuovo fa, sol, la, si, do, re, mi, sol, do, re, mi, do. Poi di nuovo ripetiamo uguale, un'altra volta, fa, sol, la, do, poi qui andiamo in re, mi, fa, di nuovo fa e do, re, mi, do, di nuovo do, re, mi, sol, ok? E lo ripetiamo tutto un'altra volta. Quindi il giro completo diventa questo. Un'altra volta ancora. Ci fermiamo su questo mi. Come avrete notato, anche il salto di ottave è fatto con le note puntate, cioè non facciamo la nota libera, ma stoppiamo la durata della nota, ok? Ok? Questa è la piccola avvertenza sul salto di ottave del ritornello. Quando ci fermiamo su quest'ultimo mi, come vi ho fatto vedere, il primo giro del ritornello, poi riparte e quindi rifà l'intro e dopodiché riparte, ripete la strofa paro paro come abbiamo visto già prima e poi di nuovo rientra nel ritornello e questa volta il ritornello gira ad libitum, nel senso che continua ad andare avanti e poi il brano finisce sfumando nel ritornello. L'unica variante che abbiamo negli ultimi ritornelli sono dei piccoli stacchi che vengono fatti in do, ok? Che io li faccio semplicemente col salto di ottava. Possono essere fatti tutte e due con lo stesso accordo, quindi col do in salto di ottava, lo fa 2 volte, oppure io per esempio nella mia cover la prima volta l'ho fatta in do, quindi col salto di ottava in do, la seconda volta ho usato un'armonizzazione sul do e ho fatto sol, mi, sol, ok?
però siete assolutamente liberi di interpretarli come volete questi stacchetti. Come vi dicevo, potete farle tutte e due restando fissi sul Do, oppure uno potrebbe fare anche Mi, se volesse, sempre restando sul salto di ottave. Come dicevo, io ho fatto nella cover che ho suonato il Do e poi il Sol Mi, che sono nient'altro che la terza e la quinta sempre dell'accordo di Do, quindi non è nient'altro che un'armonizzazione sul rivolto della triade, ok? Bene, credo che con questo ci siano tutte le informazioni per provare a divertirvi suonando questo brano di Alan Sorrenti. Ciao!